Bentornati a questo canale Planet, sono sempre il caso 88. Allora, oggi voglio parlare di un film che sinceramente non è che io attendessi chissà quanto, anzi, perché si tratta di un regista che a me non piace più da un po' di tempo. Sto parlando di un film 15 per la regia di Leonardo Pieraccioni ed è Il professor Cenerentolo. Perché dico che a me Pieraccioni non piace più da un po' di tempo? Perché eccezion fatta per film come I laureati, Il ciclone, un po' Fuochi artificiali e solo dopo un po' di tempo anche Il paradiso all'improvviso, che però aveva strappato una risata e niente di più, secondo me non ha più fatto niente di particolarmente nuovo, interessante. Non è che io mi aspetti chissà quale originalità, però un minimo di impegno, ecco, beh, quello sì. Quello prima di questo, Un fantastico via vai, non mi aveva fatto impazzire, anzi, ricordo che ne avevo parlato nemmeno benissimo. Vi dico la verità, non mi ricordo mezza scena di quel film. Questo significa che se non è orrendo è sicuramente dimenticabile. E questo, Il professor Cenerentolo, è il film di Pieraccioni classico che arriva una volta ogni due Natali. Lui se ne sta nell'ombra per tutto questo tempo, poi con la cadenza precisa con un orologio svizzero, ecco che sforna il filmetto infiocchettato, confezionato come vuole la gente, e via, e poi sparisce per altri due anni. Ormai lui questo fa, è una sorta di regista di comodo, se ne arriva con la sua storiella un po', come posso dire, simpatica per il grande pubblico, perché comunque alla fine questo film l'ho visto, una risatina me l'ha strappata in alcuni punti, ma per il resto è abbastanza il nulla. Oltretutto ho notato che Pieraccioni sta peggiorando sensibilmente per quanto riguarda la recitazione. Ormai non si impegna più, butta le sue battute con la cadenza toscana, fa le sue faccette ogni tanto. Ci sono momenti in cui i dialoghi hanno un infarto perché non hanno assolutamente senso. La trama si sviluppa in maniera improbabilissima. Certo, è comunque meglio questo rispetto ad esempio Matrimonio al Sud. Matrimonio al Sud vive di gag orripilanti, è classico cinepanettone ignorante. Questo perlomeno è un film di Natale per famiglie che sicuramente potrà far ridere alcuni. Stiamo parlando di un film cioè proprio anonimo, nel senso che quello che fa Pieraccioni è prendere personaggi, fanno degli stereotipi e funzionano per quello che sono. Lui è sempre il classico bonaccione che non fa male a nessuno, che è ben voluto bene o male da tutti, anche se ha i suoi problemi. Poi hanno inserito questo personaggio affetto a condroplasia, un nano, che è un po' il comic relief. Gli hanno dato l'accento napoletano marcato, c'è lui che fa battute anche un po' cattive, ad essere sincero. In questo senso c'è un finto politically correct, questo finto politicamente scorretto, lui che tratta male questo personaggio, però poi comunque c'è la solita zuccherosità alla Pieraccioni. Alla fine comunque il loro rapporto di amicizia, quell'amicizia un po' costretta da finto odio, e quindi fa finta di essere politicamente scorretto perché prende in giro il personaggio affetto da controplasia, però è tutta una finta, no? Quindi è anche qui è il comodo di cui parlavo prima, no? Il non volere esporsi realmente. E poi abbiamo la Laura Chiatti, che è un'attrice che a me piace, oltre ad essere dotata di una bellezza fantastica. La Chiatti ha questa bellezza quasi aggressiva, no? È provocante in qualunque gesto che fa, in qualunque espressione del volto, è una cosa allucinante. Le hanno dato un personaggio che non so perché l'ha quasi obbligata a recitare male, nel senso che è un po' suonata questa ragazza che conosce lui, è la classica ragazza fin Pieraccioni, irraggiungibile, che per lui per qualche motivo, nonostante sia ormai avanti con gli anni, panciuto, disastroso nei rapporti, riesce comunque a conquistare. È proprio la classica favola pieraccionesca che ci sorbiamo da un sacco di anni a questa parte. E per l'appunto lei è un po' strana, e quindi hanno voluto caratterizzarla come se fosse un po' folle. Il problema è che la Chiatti qua sembra aver interpretato un personaggio completamente scemo. Fa versi, il rapporto tra lei e il protagonista è un po' così, non è niente di che. È un film che vive fondamentalmente di gag, perché se mi doveste chiedere raccontami la trama, io sarei un po' in imbarazzo, che alla fine il film inizia che non te ne sei neanche accorto che è iniziato. E poi ci sono personaggi secondari
secondari che potrebbero anche starci, potrebbe anche funzionare, non fosse che non gli danno un finale. La figlia del direttore del carcere, che è interpretata da Flavio Insina, ad esempio, è un personaggio che sembrerebbe dover avere un ruolo nel film, ma il suo ruolo è semplicemente quello ogni tanto di coprire il professore quando fa delle cose che non dovrebbe fare, e poi non ha un vero e proprio finale. C'è una scena che è poi il suo finale vero e proprio, ma mi sembra una cosa buttata lì. Anche il direttore del carcere non viene realmente concluso, nessuno di questi personaggi secondari ha una reale conclusione, a parte per appunto il collaboratore affetto a condroplasia, di cui ho cercato il nome dappertutto ma non sono riuscito a trovarlo, neanche su IMDb è segnato. Il personaggio è Arnaldo, non l'ho trovato da nessuna parte. Ecco, l'unico che ha un senso è lui, e è stato bravissimo, devo essere sincero. L'attore, per il ruolo che aveva, è stato anche simpatico. Quindi quello che mi fa un po' specie è che non solo il film è proprio il classico filmetto così, ma che non ci mette neanche l'impegno di chiudere il tutto come almeno di solito faceva Pieraccioni. Poi oltretutto è impressionante la prevedibilità degli equivoci e degli eventi che vengono messi in scena, perché ci sono degli elementi, no? Tu sai che torneranno utili ai fini della risoluzione, e come li vedi li riconosci subito. Adesso non voglio fare spoiler, non è che ci sia chi da fare spoiler, però so che magari qualcuno va andare in sala tranquillo senza farsi rovinare il film, perché poi alla fine i film di Pieraccioni finiscono sempre con l'incassare tantissimo. Ma perché? Perché è il periodo di Natale, la gente tende, vista l'atmosfera festosa, ad andare in sala a vedersi film simpatici. Ora quest'anno c'è Star Wars, che esce il 16 dicembre, che si fagocita tra tutto quanto uscirà in quel periodo, e molto furbescamente gli ultimi cinepanettoni che devono uscire, che sono, se non sbaglio, Natale con il Boss, che mi fa rabbrividire solo dal trailer, e Vacanze Caraibi, sottotitolo di film di Natale, non sia mai che magari ce lo fossimo scordato, usciranno proprio il 16 dicembre, e io penso che sia una scelta veramente assurda. Già i cinepanettoni ormai li guardano in due. Mi rimette anche il giorno di Star Wars, c'è proprio la furbizia. Quindi ci sono questi film, per cui che cosa ha fatto? Pieraccioni è uscito intelligentemente una settimana prima, poi probabilmente farà il suo nelle settimane successive, e io sono abbastanza convinto che chiuderà il bilancio in maniera positiva, perché alla fine la gente ha voglia di andare a vedere un film che faccia ridere. Pieraccioni, bene o male, nonostante faccia sempre lo stesso film anno dopo anno, piacerà anche con questo film, perché alla fine uno vuole andare a vedere un film che ti faccia spegnere il cervello. Questo è sicuramente meglio di un cinepanettone qualunque. Io ero in sala, un po' mi ha annoiato, da essere sincero, però ammetto che in alcuni momenti, come ho detto prima, il sorrisino mi è partito, perché qualche battuta ancora riesce ad azzeccarla, però ha dei difetti che sono veramente grandi, e devo dire che c'è stato un filo di progresso rispetto a Un Fantastico Via Vai, perché comunque Un Fantastico Via Vai voleva essere una sorta di I Laureati 20 anni dopo, no? Con solo lui che tornava all'università, insomma, era abbastanza cagata. Questo, quantomeno, per quanto ci siano delle cose che sono fantascienza pura, che non seguono le leggi umane, perlomeno cerca di porti una situazione iniziale peculiare, nel senso che perlomeno tutti i problemi che ha il protagonista li possiamo capire, perché sono dovuti ad una situazione pregressa però che dà molti meno problemi rispetto a quelli che dovrebbe dare. Viviamo in un mondo fatato dove ai carcerati è permesso fare il cazzo che si vuole. Poi oltretutto è pazzesco come l'idea degli stereotipi prosegua anche con i personaggi del carcere. Ad esempio abbiamo il mafioso siculo, che però viene ritratto come simpatico, e quindi non è il mafioso che ti va in galera, però lo trovi simpatico. Oltretutto c'è stata una cosa che non mi sarei aspettato, ovvero che ha voluto Pieraccioni punzecchiare un po' a livello sociale, questa m'ha lasciato lì sempre di comodo. Però quando c'è il mafioso che parla, il mafioso dice che la DSL, il paese si gira, l'ho portato io, come a dire che per l'appunto il mafioso è rispettato perché ha fatto più cose rispetto al governo e cose del genere. Quindi simpaticamente ha voluto buttare una frecciata che può funzionare come non può non funzionare,
E diciamo che non me la sarei aspettata, perché Pieraccione non è mai stato uno che punzecchia e cose del genere. Quindi ha voluto fare questa cosa di finto politically uncorrect, che può piacere come non piacere, secondo me lascia un po' il tempo che trova, nel senso che la battuta sul mafioso eccetera è una roba vecchia di 50 anni, però vabbè, ha voluto metterlo perché tanto sa che alla fine queste cose fanno ridere molta gente. Non fanno ridere me, ma questo è un altro discorso. Io non sono molta gente, io sono un individuo solo. E è una pellicola che comunque vive di momenti anche molto scollegati, nel senso che io facevo fatica a seguire il filo del discorso, mi sembrava ripetitivissimo, sempre arenato nello stesso punto, nella stessa situazione. Insomma, non mi ha particolarmente soddisfatto, però devo dire che è meglio di tante altre cose che ho diretto negli ultimi anni. Ad esempio, Io e Marilyn era veramente brutto, ed è un peccato perché Io e Marilyn, se vogliamo proprio guardare, è un film che di base aveva un'idea che poteva anche starci nella come posso dire, nell'ottica della commedia. Era una cosa anche poco italiana, no? Lui che entrava in contatto con il fantasma di Marilyn Monroe. Il problema è che aveva sfruttato pochissimo Marilyn Monroe, aveva sfruttato troppo la sottotrama che poi diventava la trama principale, romantica, lui che voleva tornare con la moglie eccetera. E sinceramente ero rimasto veramente basito dalla cazzata che era uscita fuori. Questo però mi fa capire che Pieraccioni alla fine sembrano metterci impegno, però forse è che lui ci prova ma non ci riesce. Perché pensateci un attimo, Io e Marilyn aveva l'idea che ci poteva stare lo sviluppo che faceva schifo. Un fantastico Via Vai avrebbe voluto essere una sorta di punto della situazione sulla sua vita, che riprendeva uno dei suoi film più famosi, ma non è andato in porto perché si è sempre invischiato in quelle sottotrame del cazzo. Questo aveva una trama, una situazione di base che poteva generare dei momenti simpatici, che invece sono i soliti momenti da Pieraccioni che vorrebbero essere simpatici, ma poi tanto simpatici non lo sono, tranne proprio qualcosina che deve essere uscita per sbaglio. E allora io ho capito che Pieraccioni ormai non riesce più a fare qualcosa di fresco, di che abbia dei guizzi, perché comunque l'idea di base potrebbe anche esserci, ma accade sempre nel solito sviluppo di lui che è al centro di tutto, con la storia d'amore, la morale finale, tutti che si vogliono bene, tutto che finisce bene, non succede mai niente, un cazzo nessuno, puoi farne di ogni e non ci sono conseguenze. C'è una cosa ad esempio che lui fa che non avrà la minima conseguenza, anche solo per generare una gag la potevano inserire ad esempio. E io non posso che dispiacermi, comunque Pieraccioni è stato anche un comico simpatico. A me alcuni suoi film dell'inizio mi hanno anche divertito. Lui tra le altre cose formava un trio tempo fa con Panariello e, se non sbaglio, Carlo Conti, che era la spalla dei due. Poi quando si sono divisi ognuno ha avuto la propria strada, e tutti e tre comunque continuano a lavorare parecchio anche adesso. Nel frattempo Conti ha cambiato etnia ed è diventato africano, non si sa bene perché, no, ma scherzi a parte, è questo che non capisco. Cioè, ormai Pieraccioni si è proprio bloccato su quella tipologia di film, e nonostante dimostri con con i soggetti che potrebbe fare qualcosa di diverso, un pochino più divertente, continua a proporci lo stesso film, che spreca occasioni che potevano comunque sfociare in qualcosa di migliore. A me questo spiace proprio tanto, mi spiace perché quando vedo un potenziale sprecato rimango sempre allibito, perché comunque è anche una sorta di mancanza di rispetto verso chi ha le idee ma non ha i mezzi per farlo. Quindi chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. Ma è ancora peggio che non avere i denti, perché lui i denti li ama, non li usa. Cioè, capito, uno che non ha i denti non può mordere, non può farci un cazzo, senza denti non puoi mordere. Lui i denti li avrebbe anche perché lui scrive e dirige i suoi film. Se tu mi inizi un film con un'idea che potrebbe essere, non dico accattivante, però perlomeno simpatica, perché la devi buttare in merda con tutte queste gag che non hanno senso l'una con l'una con l'altra, scene che si susseguono senza un reale filologico? Perché alla fine lui non ha creato un vero sviluppo del film. L'unico sviluppo del film che si ha è nell'ultima mezz'ora, e poi si sfocia in un nulla di fatto, perché il film non è altro che un presupposto su cui si basano molte battute, ma non c'è un reale sviluppo, non si va in una reale direzione. È come se io prendessi un cerchio, ok, ci mettessi dentro delle cose, ma queste cose sono messe lì a caso senza un ordine preciso. È quello che è il professor Cenerentolo. Anche qui
è carino anche il titolo che si rifà a una certa cosa che succede nel film, quindi ci può anche stare come idea. Il problema è proprio il volere sviluppare, come se lui proprio non fosse stanco, lui pensasse ma sì tanto lo vanno a vedere, ridono lo stesso, che cazzo devo mettermi a sviluppare il personaggio piuttosto che quello, piuttosto che l'altro, faccio il film come viene e boom, e così ha fatto. E alla fine comunque ci sarà sicuramente tanta gente che riderà, il film incasserà, tra due anni ne farà un altro e via di seguito e via di seguito, finché poi non si romperà i coglioni e andrà probabilmente a vivere di caccia e pesca e che ne so in un'isola del Pacifico, perché a questo punto è così, cioè conduce una vita artistica che ormai è diventata monotonissima. Adesso cinematograficamente parlando, anche Aldo Giovanni e Giacomo se ne escono fuori con un film ogni 2-3 anni, però perlomeno dopo il tracollo che avevano avuto hanno cercato di rinnovarsi con alcune cose, riuscendoci o no questo non è importante, ma ci hanno perlomeno provato. Anche loro sono calati molto rispetto a un po' di tempo fa, però ad esempio Enrico e Paolo del Maggiordomo aveva dei guizzi ancora maggiori rispetto alla Bandiera Babbo Natale, che ne aveva di meno. Si sono ripresi da qualcosa, ma hanno cambiato tipo di comicità, hanno inserito un bel po' di slapstick, ma hanno messo anche citazioni ai loro vecchi film, hanno inserito situazioni che li hanno fatti tornare almeno in parte quelli che ci ricordavamo tempo fa, per cui perlomeno non è che fanno il compitino e basta. Pieraccione invece è quello che fa il compitino e stop. E io, vedete, di questo film non è che ho molto altro da dire, perché non c'è molto altro da dire, è una commedia, ti butta la battutina, punto. La Chiatti mi spiace che non abbia saputo valorizzare il suo personaggio, ma perché l'ha scritto veramente maluccio, e i comprimari, ve l'ho detto, funzionano fino a un certo punto. Insinna, lui, secondo me come attore, almeno in questo senso, ci può anche stare. Lui è un po' una macchietta, era stato bravissimo ad esempio l'anno scorso quando aveva dato la voce a Baymax di Big Hero 6, quando fa l'attore è simpatico, qui è stato simpatico, mi spiace che non abbiano chiuso del tutto il suo personaggio. Comunque, il professor Cenerentolo in sostanza è questo, non è niente in più di quello che vi sto dicendo, per cui se lo andate a vedere sappiate che vi troverete qualcosa di leggermente migliore rispetto agli ultimi due film che aveva diretto, questo bisogna dargliene atto, ma vi troverete il solito film alla Pieraccioni. Se vi piace però a Pieraccioni, allora rimanete soddisfatti, è ovvio, perché io quando ho scritto sulla pagina che stavo per guardare il professor Cenerentolo, ho detto sperando che Pieraccioni riesca almeno a strappare un sorriso, infatti un sorriso me l'ha strappato, quindi il progresso c'è stato. Molti hanno detto vabbè, però sai, io ormai lo guardo per tradizione, mi fa ridere, tanto non è che voglio andare a vedere un film fantastico. Quindi se andate a vedere Pieraccioni per tradizione, se vi piace Pieraccioni non rimanete delusi, perché ha fatto di peggio, cioè è sicuramente un progresso rispetto agli ultimi film, quindi in questo senso state tranquilli. Poi c'è anche una colonna sonora di tutto rispetto, a me è piaciuta la colonna sonora, anche dei momenti che secondo me sono carini come commento musicale, quindi registicamente non è che ci sia poi tanto da dire. I film di Pieraccioni registicamente non hanno mai chissà quale guizzo, sono dei film comunque diretti in maniera regolare, qua qualcosina che ho notato a livello registico c'è, niente di che, perché non è che si può pretendere, però diciamo che perlomeno non ha montaggio scabroso, scavalcamenti di campo allucinanti e cose del genere, è una regia proprio di quelle tipiche, no? Da commedia, no? Che è funzionale semplicemente a mostrarti quello che sta accadendo, perché tanto dovrebbero essere dialoghi tecnicamente a tirare fuori qualcosa di buono. Poi c'è il solito Ceccarini, che anche lui ormai lavora quando Pieraccioni fa un film, neanche più in ruoli di spicco come una volta, ma solo in ruoli che sono poco più delle comparsate. Devo dire che, e come al solito, gli hanno affidato le parti un pochino più volgarotte, però l'ho trovato meno sguaiato, cioè è meno sguaiato del solito, è un personaggio che fa il suo, dice le sue due cazzate, è volgarissimo quando serve, però rispetto a film del passato mi è sembrato un po' meno sguaiato, quindi in questo senso poteva anche starci. Quindi mia voto per questo film diciamo che è un 6 stiracchiatissimo, un 6 meno, perché si becca la sufficienza solo perché alla fine è una commedia più o meno regolare, non è sta bruttezza infinita, leggermente meglio gli altri che ha fatto, quindi un 6 scarso se lo prende, però diciamo che ho visto decisamente, ma decisamente di meglio, dai. Per cui altro da dire secondo me sul professor Cenerentolo non è che ci sia, per cui adesso vorrei fare un attimino di spoiler per dirvi la mia opinione specifico. Se volete, come al solito, vi invito a scrivere un commento sotto quello che pensate, quello che ho detto, se trovo senso
d'accordo, se non siete d'accordo, perché non siete d'accordo, creiamo la solita discussione del film. Vorrei sapere se voi siete tra quelli che ancora vanno a vedere i film di Pieraccioni, perché comunque alla fine ogni due anni c'è il film di Natale di questo regista e ci andate, comunque bene o male uscite soddisfatti, perché è esattamente quello che avreste sperato da questo regista, dal contesto in cui è calato. Quindi vi abbraccio, grazie per aver seguito fin qui, io sperato troppo, noi ci vediamo al prossimo video, altrimenti se volete sapere il mio specifico, sperata 3, 2, 1. Allora, dunque, cos'è che mi ha colpito, che mi ha lasciato un attimino meno colpito? Allora, dunque, la questione del politically incorrect in alcune scene, che poi vabbè si risolveva in un politically correct, perché è un film tan più politically incorrect, ci poteva stare fino a un certo punto. Però quello che mi è, tra virgolette, piaciuto è più che altro la parte finale, quando finalmente lui va a cercare sta cazzo di gioiello, si porta dietro, insomma non c'è neanche la questione del rischio che deve correre, no, perché lui, lei va con lui, quindi anche il fatto che aveva litigato eccetera è stato risolto un po' a cazzo, cioè non c'è stato da piacere, mi aspettavo un momento in cui lui parlava con lei, lei lo perdonava, invece ha parlato con lei, però lei non lo perdonava, e a un certo punto arriva lì e dice dai va bene ok, e boom. C'è, capito? E tutta la parte del matrimonio con Ceccarini, che per l'appunto si dà da fare con la sposa, che è questa donnona rumena. Ecco, ma ad esempio una cosa mi ha fatto ridere è questa scena reiterata, ok? Quando Pieraccioni aspetta il complice, cioè Ceccarini, sotto alla finestra, alla bifora, e fa: vieni sotto la bifora. Lui: che cazzo è la bifora? Giustamente, che cos'è? Cioè, uno se non sa, dice: è una finestra con la collanina di marmo. Ah, ok. Allora lui dice: sposa, ha detto di andare sotto la bifora, e lei con la centrumore: che cazzo è una bifora? Quello mi ha fatto ridere perché si è proprio reiterata di fila, no? Cioè aveva avuto un buon ritmo come battuta. Però poi invece, ad esempio, quando verso la fine lui inizia a parlare male dell'ex di Morgana, che sarebbe la Laura Chiatti, ed è lo quell'ex è un carcerato, che peraltro è lo stesso carcerato che sta ascoltando lui che parla, perché un nuovo che è arrivato, è trasferito nella sua cella, lui non lo sa, si crea l'equivoco di lui che parla male, questo qui fa sì sono io, e si tira per le lunghe, cioè, capito, lì perde di ritmo in una maniera esagerata, poteva tranquillamente dire due battutine, questo qui che rovinava e fine. E poi non lo so perché il finale sembra che gli attori non potessero più girare perché avevano impegno, hanno affidato tutto a Arnaldo, al personaggio affetto da controplasia, e quindi vediamo lui che è diventato il nano che recupera le chiavi nei tombini, e come avevano detto in un certo punto in un dialogo Morgana e Umberto, che sarebbe il protagonista Pieraccioni, e alla fine hanno realizzato il loro sogno, questo servizio di recupero chiavi dei tombini quando ti cadono. Sento quelle idee moderne contemporanee che possono sembrare assurde ma che potrebbero funzionare, ecco quello. Oddio, questa non so se potrebbe funzionare, però ho capito la tipologia di idee in cui si può scrivere, è quella, secondo me sono un'idea del cazzo, ma vabbè. E quindi niente, sembra loro due non ci sono, quindi non fanno vedere loro due riconciliati eccetera, no, sentiamo solo la voice over Laura Chiatti che manda una lettera alla figlia dando il gioiello che lui aveva, che Pieraccioni aveva cercato di recuperare, la lettera alla figlia di lui, e anche lì tutto sto casino per poi dare il gioiello alla figlia, vabbè, la solita morale pieraccionesca. E poi ragazzi, io non lo so, loro non ci sono alla fine, mi aspettavo una riconciliazione, invece no. Ovviamente il film deve sempre iniziare a finire con il voice over di Pieraccioni che ti dà la sua morale e via. Di cose che mi hanno fatto ridere, c'era quella lì della bifora, poi cos'altro c'era? C'era forse una battuta, non so perché, ma aveva fatto sorridere la cosa di lui in motoscafo che finge di essere di Pordenone, che fa vai putea, quella che c'è anche il trailer. Non so perché mi ha fatto ridere, perché io ho sempre sentito Pieraccioni parlare toscano e mia, non so, vedevo, sentirlo ci mettere l'accento veneto, ma m'ha fatto sorridere, ma è una cazzata, cioè non è un battutone. E poi m'ha fatto ridere anche la cosa del carcerato, quando alla fine c'è l'ex di Morgana che lo mena. Ecco, la scena perde ritmo, ma c'è una battuta che mi ha fatto ridere di questo qui che si stava quasi facendo convincere, quindi dice dai sono toscano anch'io, no? Tu dove sei? Di Lignano sull'Arno. Allora a Pieraccioni scappa: ah, come Renzi. Di questo che diventa serio e inizia a menarlo, come, cioè come dire, te la stavi cavando, ma se mi paragoni a Renzi mi incazzo. Quindi ci sta
stava, quindi c'è anche la, c'è, capito, queste pseudo battute politiche di comodo che vabbè, non ho capito perché l'ha messa, però ci poteva stare, dai. Io per il resto mi è parso abbastanza scialbo, non è che facesse più di tanto ridere, anche quando porta il cane al, il cane uguale al direttore del carcere, a quello che gli era morto, anche lì ha rubato il cane all'amica della figlia, non ha avuto conseguenze questa cosa, vabbè, non importa. Oppure è anche vero il fatto che lui possa andare lì, violare il coprifuoco, nessuno che lo controlla, va alla festa di paese sapendo che ci sono i guardie carcerarie che potrebbero essere lì a vederlo, cioè voglio dire, queste situazioni che sono proprio stupide al di là della fantascienza. Oltretutto lo fanno andare, gli danno 12 ore di permesso, non lo segue, anche questa è una cosa che ho visto anche in Orange is the New Black, quando aveva andato il permesso a Piper in una puntata e non era stata seguita un agente di custodia eccetera, cioè ho capito, ma cosa, che cosa ti impedisce di scappare, capito, questo che, cioè, se la legge è veramente così, è una legge strana, ti danno il permesso e non ti seguono, cioè cazzo cioè, voglio dire, si fidano, però comunque lui fa un po' troppo quello che vuole. Alla fine il fatto che lui può, lui non può, cioè che lui è in carcere eccetera, è un problema fino a un certo punto, perché cioè sembra che lui può stare in giro tutto il giorno, ma deve tornare a mezzanotte. Vabbè, non lo so, mi ha un po' lasciato basito. Per il resto sono tutte battute abbastanza piatte. Quindi questo è quello che pensavo nello specifico del professor Cenerentolo. Fatemi sapere anche voi la vostra opinione più approfondita, se volete un commento qui sotto. Mi raccomando, non fate spoiler, cioè nel senso, non che non fate spoiler, fate spoiler, ma contrassegnando il vostro commento dicendo fate spoiler, così evitate di spoilerare il film a chi ancora non l'ha visto. Quindi io ho sperato troppo, vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, grazie, è stato uno sproloquio, non lunghissimo, comunque uno sproloquio. Io ho sperato troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.